Amici sportivi di TEF Channel, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Gala Sport, il nostro approfondimento sportivo settimanale per parlare chiaramente questa sera di Perugia Calcio con il cambio di allenatore, questa rivoluzione che ai danni di Roberto Breda con l'arrivo di Alessandro Nesta, campione del mondo, però la prima esperienza da allenatore. C'è entusiasmo comunque intorno alla figura di Alessandro Nesta, ne parleremo questa sera con i nostri ospiti perché oggi c'è stata la presentazione ufficiale del neo tecnico del Perugia che dovrà guidare i Grifoni verso una strada importante, quella di playoff per raggiungere il sogno della Serie A. Come insomma di consueto a Gala Sport ci occupiamo anche di altri sport, comunque di calcio minore, di calcio giovanile. Questa sera daremo spazio ad un'importante squadra del territorio perugino e avremo anche degli ospiti importanti perché abbiamo completamente nutrito il nostro studio, ma non vi anticipo niente perché vado subito a presentare il nostro volto femminile che ha confermato la sua presenza a Gala Sport e questo per noi già è un piacere. Elisabetta Perrotta, buonasera. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. E ricordiamo ai nostri telespettatori che stiamo trasmettendo dalla Central Car, concessionaria per Perugia, provincia e Terni di Kia, Citroen e Jeep. Benissimo, questa sera insomma dicevamo che inizieremo, come abbiamo iniziato la settimana scorsa, creando un po' di suspense sul Perugia. Gli amici che ci guardano, insomma, chiediamo di attendere perché avremo un Tedeschini carico come al solito. Torna questa sera a trovarci il presidente Antonini, chissà come mai viene questa sera Antonini, ma poi ce lo domanderemo più avanti. Ma chi segue Gala Sport da anni riuscirà a capire anche il perché e soprattutto se Antonini avrà portato qualcosa per festeggiare, ma insomma, vedremo. Intanto Elisabetta, chi abbiamo con noi questa sera? Allora, iniziamo subito a presentare gli ospiti. Sì. Allora, abbiamo Mauro Cibotti, che è qui alla mia destra, che è responsabile tecnico del settore giovanile del Castel del Piano. Buonasera. Poi, buonasera Mauro. Poi abbiamo Andrea Milletti, eccolo qui, allenatore squadra giovanissimi del Castel del Piano. Buonasera. Buonasera Andrea. E Lorenzo Rossi, anche lui allenatore. Buonasera, buonasera Lorenzo. Allora, questa sera partiamo dal Castel del Piano perché qui dobbiamo festeggiare, no? La settimana scorsa abbiamo festeggiato la vittoria di un campionato di una squadra di Perugia che era la Pallavolo, questa sera festeggiamo la vittoria di un campionato di un'altra squadra di Perugia che è la squadra giovanissimi sperimentali, quindi ci dedichiamo un po' al mondo del settore giovanile, un mondo a cui io tengo particolarmente sia per esperienze di carattere personale sia perché spesso si sente parlare di settore giovanile, no? Quando ci sono i problemi nel calcio in Italia la prima cosa bisogna ripartire dal settore giovanile. Allora andiamo a vedere come si lavora nei settori giovanili e penso che con il Castel del Piano, Mauro, abbiamo una delle eccellenze del territorio perugino per quanto riguarda il calcio giovanile, perché qui abbiamo la testimonianza di come il campo porti risultati, ma abbiamo anche una società che negli anni si è sempre distinta per questo lavoro. Sì, anzitutto ti ringrazio dell'invito e soprattutto per questi ragazzi. Certo. Che hanno la possibilità di raccontare la loro avventura e il loro divertimento. Il settore giovanile per il Castel del Piano è un credo, abbiamo fatto un lavoro molto profondo che è partito circa 8 anni fa quando abbiamo provato a ricostruire questo che attualmente, come hai giustamente detto, è una delle eccellenze nella nostra regione, non solo nel nostro territorio. Perché siamo una delle poche squadre che ha tutte le formazioni giovanili nei massimi campionati di A1. Dove A1 intendiamo? Intendiamo l'elite, l'eccellenza, quello che è diciamo, l'apice del percorso. Questi ragazzi non è che fanno l'A1 e significa questo, per questo essere etichettati come dei ragazzi superiori o bravi. È un percorso che premia le società che nel tempo riescono a mettersi in evidenza e quindi crescere in questo percorso e quindi consente loro di confrontarsi con delle realtà, con le più importanti realtà e questo rappresenta per il Castel del Piano sicuramente una garanzia di quelle che sono le possibilità di produrre ragazzi più pronti per quelle che sono le proprie attività che essenzialmente vanno a sfociare nella prima squadra che fortunatamente anche quest'anno pur con grande fatica è riuscita a mantenere la massima categoria regionale. Allora salutiamo Ciucarelli, no? Che è un personaggio, Ciucarelli, giusto salutarlo. Salutiamo e facciamo un grande ringraziamento a Fabrizio che per noi da 4 anni sta rappresentando un vero condottiero. E quindi... ma lo confermate il prossimo anno o lo mandate via Ciucarelli?
queste domande vanno rivolte al Presidente. Al Presidente. Purtroppo non ho questi poteri. E anche Castelli il piano comanda il Presidente per la prima squadra. Ma diciamo che... Sceglie il Presidente gli allenatori. Il Presidente in tutte le decisioni è garante di tutto quello che è le scelte della società e ha l'ultima parola. Bene. Questo è una regola. Scuserà il Presidente, ma facciamo per scherzare. Insomma, dobbiamo anche un pochino stemperare gli animi. Certo. Parliamo insomma di calcio. Ma sì, assolutamente. Poi Ciucarelli è un personaggio, quindi sicuramente... Ma siamo stati a cena tutti insieme ieri tutti sera. Quindi anzi, Ciucarelli gli potete portare i miei saluti. Saluti e insomma molto volentieri a venire al Presidente a Gala Sport, così facciamo un discorso molto volentieri a 360 gradi. Nel presentare gli ospiti, mi scuso, ma è diciamo messo in una posizione un po' svantaggiata la nostra anima musicale, che è Luca Fiorucci. Ciao Luca, buonasera, ben trovato a Gala Sport. Eri rimasto un po' diciamo defilato, ma poi dopo ti troveremo con la musica, col tuo siparietto, poi magari, che ne so, mi farò perdonare mandandoti Elisabetta vicino a te ad ascoltare qualche tua canzone. Penso che quello sia il miglior, diciamo, assolutamente, biglietto di scuse che ti posso fare questa sera. Luca ormai fa parte della nostra famiglia, è ormai uno di noi, quindi molto volentieri sta con noi, perché noi crediamo insomma che parlare di sport, ogni tanto un po' di musica, aiuta a passare meglio queste quasi due ore che viviamo insieme. Allora, Andrea Milletti, innanzitutto ti ritrovo in televisione dopo un'adolescenza in cui spesso ci siamo incrociati nel quartiere di Montegrillo, quindi insomma questi un po' sono i casi della vita, no? Dove magari uno cresce, più o meno siamo quasi coetanei, tu sei, credo, se non ricordo male, forse un po' più grande di me, però è bello ritrovarsi, soprattutto scoprire che ti ritrovo insomma da allenatore vincente in un contesto giovanile, penso che sia una soddisfazione. Poi tra l'altro credo che tu hai un po' preso nel DNA questa caratteristica. Sì, c'ho il papà che attualmente è in pensione, certo, a tutti gli effetti, però sì, è una passione che si è tramandata e probabilmente è la stessa cosa che cerco di fare con loro, tramandare una passione per qualcosa, indipendentemente dai risultati. È lo scopo principale, farli appassionare affinché vengano al campo con delle motivazioni vere, non perché devo diventare un calciatore professionista, ma semplicemente per fare un qualcosa al meglio delle loro possibilità. Certo. Questo è il mio obiettivo. Difatti io e Lorenzo sabato non eravamo molto soddisfatti della prestazione, anche se ha portato alla vittoria del campionato, però poi bene, durante la settimana ne riparleremo con loro. Bene, ci sarà modo, però insomma a quest'età vincere un campionato, avere insomma questa capacità, no, di riuscire, perché poi il campionato è diciamo una corsa a tappe, devi essere sempre pronto, non è una partita unica dove magari puoi avere anche, oltre la capacità, anche la fortuna negli episodi. Il campionato vuol dire che tu sei costante, hai quel tipo di capacità. Allora mi viene da chiederti, poi lo chiederò anche all'altro tecnico, cosa significa allenare in un settore giovanile? Oggi sappiamo quanto sia difficile, non sono frasi di circostanza, però oggi c'è grande anche pressione nel mondo giovanile, c'è molta, credo, più attenzione delle famiglie sull'attività dei propri figli di quanto ce ne fosse ai tempi in cui eravamo adolescenti noi, dove magari dalla piazzetta andavamo a giocare sul campo ma senza nessuna pretesa. Oggi diciamo che quello che è la piazzetta è diventato effettivamente il campo da calcio, quindi gli allenamenti. Quindi quanta responsabilità ha in più oggi un allenatore rispetto magari a qualche anno fa? Ma diciamo da un punto di vista umano sicuramente tanta, perché comunque tu sei un esempio. Se tu sbagli qualcosa nel dire, nel fare, nel pensare, i ragazzi oggi lo vedono subito, quindi devi stare attento a quello che dici, a quello che fai. Però io devo dire che vado sempre, ho avuto la fortuna di avere degli insegnamenti sani, quindi per me è come, poi c'è anche mio figlio, li tratto tutti allo stesso modo, come se fossero miei figli, quindi certo, il percorso è semplice da un punto di vista umano. Poi dopo, come dicevi tu, probabilmente il fatto che molte persone riversino nei figli delle speranze, delle aspettative, questo secondo me è il danno più grosso che si possa fare oggigiorno con i ragazzi. I ragazzi devono giocare e divertirsi, punto. Poi dopo lo sport è bello e brutto proprio per questo, perché certo, dà la possibilità a tutti di farlo, ma è vero anche che toglie a molti la possibilità di proseguirlo, perché certo, quando tu entri nell'agonismo è normale che ci sia una selezione, naturale. C'è una selezione naturale, ma questo più o meno lo conosciamo. Tra l'altro cerchiamo di sapere, che qui abbiamo un nutrito gruppo. Buonasera Ettore Pedini,
abbiamo un nutrito gruppo di genitori, quindi non rischiamo la rivoluzione proprio a Galasport, che sennò stasera magari ci gridano i genitori e poi dobbiamo anche mantenere un certo rapporto per il futuro, c'è sempre da tenere abbastanza a posto le cose, però penso che le famiglie, insomma, sono contente del fatto che i figli abbiano vinto il campionato, ma vedo anche, insomma, dei ragazzi soddisfatti della loro stagione. Allora, il tecnico Rossi, se ci racconta un po' sta stagione, com'è nata questa vittoria di questo campionato, se era preventivato oppure, come spesso succede nelle situazioni nel calcio, sono quelle vittorie che si costruiscono. Beh, buonasera Ettore Pedini. Buonasera. Vi voglio fare i complimenti per gli ospiti di questa sera, nessuno escluso. Questo è il calcio che piace a me. Bene. E questo è il calcio che dovrebbe piacere a tutti coloro che sono appassionati di sport. È il calcio puro, il calcio vero, il calcio promettente, il calcio innocente, e mille cose. Complimenti, stasera è una trasmissione particolarmente bella, a parte il fatto che quello laggiù è mio nipote. Non lo sapevo che fosse qui. Bene. E quindi mi complimento. Va bene, grazie. Arrivederci, buonasera, scusate per l'interruzione. Grazie Ettore, grazie. Ringraziamo Ettore Pedini. Prego, mister Rossi. Ma allora, diciamo, partendo dall'inizio della stagione, l'obiettivo naturalmente non era quell'obiettivo di vincere il campionato. Io questo gruppo lo sto seguendo da 3 anni, quindi so le capacità che possiedono, che hanno, e in quello che possono fare in futuro. Però, come vi ho sempre detto, bisognava quanta settimana allenarci sempre al massimo e ogni partita dare sempre il massimo. Doveva essere come una specie di scalata, piano piano, gradino su gradino, si cercava di, appunto, di toglierci delle soddisfazioni, come alla fine si è dimostrato tale. Senti, quant'è, ti do del tu perché sicuramente sei anche più giovane di me, quindi mi permetto, quanto è difficile, comunque sappiamo che fare calcio significa anche portare avanti degli impegni, la scuola, gli impegni con la famiglia, quanto è difficile comunque durante una stagione riuscire a mantenere un gruppo unito, comunque farlo venire agli allenamenti, riuscire a coinvolgerlo, perché questo poi credo che sia anche l'altro segreto che deve avere uno staff tecnico, cioè riuscire a coinvolgere i ragazzi tanto da non fargli pesare quel tipo di impegno. Sì, assolutamente, l'impegno è stato massimo da parte di tutti i ragazzi, anche i genitori. Io voglio ringraziare appunto i genitori che comunque hanno sempre dato la massima disponibilità. Io, la mia idea principale, penso che si può fare qualcosa di importante in campo se abbiamo un gruppo, una squadra che si crea dentro lo spogliatoio, che, diciamo, tra virgolette, è il luogo sacro dove c'è l'allenatore con i suoi ragazzi. Se di lì si riesce a creare un qualcosa di importante, allora in campo, dal punto di vista anche tecnico, si può fare altrettanto. Bene, se no diventa una cosa più difficile. Mauro Cibotti, si dice sempre che nelle realtà che funzionano, no, c'è la capacità degli atleti, quindi dei ragazzi che diciamo, hanno delle doti individuali tanto da vincere, magari la capacità degli allenatori, come ci hanno spiegato Rossi Milletti, nel creare quell'amalgama, nel saper trasferire le giuste informazioni settimanali, ma c'è anche una società. Di solito si dice che le vittorie, comunque i progetti più importanti, nascono da una società presente, da una società che sa fare il suo lavoro. In questo qual è, diciamo, il delta, il differenziale che porta la società Castelletti? Non so se sia un differenziale, però c'è un lavoro che viene programmato e soprattutto gli viene data continuità. Nell'ambito del settore giovanile del Castel del Piano i nostri allenatori stazionano a lungo, perché in primo luogo cerchiamo di ponderare la scelta sulla persona. Come diceva giustamente Andrea, dobbiamo trasmettere dei valori morali, dei valori di passione, dei valori che consentano ai ragazzi di affezionarsi al sistema, di affezionarsi al gruppo, indipendentemente da quello che sarà poi la loro riuscita, perché quella poi è una situazione che contingentemente si differenzierà normalmente per tutti l'uno dall'altro. Oltre a questo,
noi abbiamo, abbiamo questa filosofia, ovvero i nostri allenatori, ove possibile, e Lorenzo Rosi è uno di questi esempi, sono ragazzi che hanno un trascorso nel Castel del Piano Calcio e questo rappresenta quel valore in più che è legato dall'attaccamento al sistema, alla società, anche i rapporti, anche con i rapporti interpersonali, perché quando ci si conosce da tempo è più facile, certo, interagire. E poi avere appunto degli allenatori che sappiano e possano lavorare con una continuità tale da permettergli poi di formare un gruppo, di farsi conoscere e di dare appunto questo delta, come l'hai chiamato tu, che in questo momento ci sta restituendo sicuramente delle soddisfazioni. Bene, quindi abbiamo capito insomma che la continuità e la progettualità sono un po' gli aspetti principali che stanno caratterizzando il Castel del Piano. Adesso ci prendiamo pochissimi secondi di pausa perché mandiamo la nostra sigla e poi dopo ci ritroviamo qui perché faremo qualche altra domanda ai tecnici e poi conosceremo uno per uno i protagonisti di questa cavalcata vincente di giovanissimi sperimentali del Castel del Piano, che il prossimo anno andranno a giocarsi la 1, che per chi insomma, non lo sapesse, nelle categorie giovanili è la massima espressione dei tornei regionali. A tra poco. Ogni acquisto da oggi è ancora più prezioso. Scegliendo i formaggi a marchio Norcia, sostieni i produttori di latte delle zone colpite dal sisma. Insieme per ricostruire una grande tradizione. Anche tu da oggi puoi fare la differenza. Aiutaci ad aiutarli. Noi con loro. Scegli i formaggi a marchio Norcia. Norcia è gruppo Grifo Agroalimentare. Basta rimandare. Metti in sicurezza la tua auto. È ora di cambiare i tuoi pneumatici. Da NT Gomme trovi qualità e affidabilità dei marchi più accreditati e pneumatici a partire da €44,90. Servizio di montaggio, equilibratura e convergenza, ricarica aria condizionata, soccorso stradale e tanto altro ancora su tutti i veicoli. NT Gomme è convenzionato con le maggiori compagnie di leasing. NT Gomme, strada dei Loggi 28, Ponte San Giovanni. www.ntgomme.it. La moda casual a Bastia Umbra ha un solo nome e indirizzo: via Roma 45. Abbigliamento, accessori e calzature per lui e per lei, collezioni fresche alla moda per chi non vuole rinunciare a qualità e classe. Via Roma 45, vestiti di stile. Grifo Vet, zootecnia, farmaci veterinari, pet shop, toelettatura. Tutto per l'alimentazione, la cura e l'igiene degli amici a quattro zampe e non solo. Vieni a trovarci, siamo in via Alessandro Volta 86 a Ponte San Giovanni di Perugia. Grifo Vet, la casa degli animali. Io dono. Io dono. Io dono. Io dono. Perché ho scelto di rendere un servizio. E scopro il mio livello di salute. E convinco gli amici a fare lo stesso. E qualcuno lo farà per me. E salvo vite umane. Se hai tra i 18 e i 65 anni, contatta la sede Avis a te più vicina. Vieni a donare anche tu. Eccoci ben ritrovati a Gala Sport dopo la nostra sigla. Allora continuiamo a parlare di calcio giovanile e poi dopo, come detto in apertura, ci dedicheremo ampiamente al Perugia Calcio con le novità, con l'arrivo di Nesta, la prossima partita ad Empoli, gli imminenti playoff che vedranno il Perugia protagonista sin dalla fase preliminare. Andrea Milletti, adesso
viene insomma il bello, no? Si è vinto un campionato, adesso ci saranno gli ultimi giorni, adesso qualche strigliatina per la partita di domenica, ma sarà sicuramente più leggera, perché tanto ormai hanno vinto, che gli vuoi dire? Li vuoi rimproverare adesso che hanno vinto? Magari se avessero perso, ma poi comunque sono ragazzi. Però adesso viene la fase importante, cioè bisogna preparare, ed è questo il momento in cui insegnano nel calcio, giusto Mauro, che bisogna preparare la prossima stagione. E qui, insomma, come se cambierà questa squadra, perché spesso nelle categorie, no, giovanissimi, magari ci sono età, giocatori che possono subentrare, sarà un blocco che porterete, ci saranno dei cambiamenti? Non ti voglio fare esporre questa sera, ci sono anche i genitori, quindi magari... In linea di massima, sì. Poi dopo chiaramente verranno fatte delle valutazioni, anche perché quando inizia l'attività possono arrivare dei ragazzi nuovi, possono andare via dei ragazzi, perché nessuno è vincolato, nessuno è legato. Certo. Chi ha passione rinizia a giocare. Per loro le categorie sono fatte da sperimentale regionale, quindi comunque si può far parte sia di uno che dell'altro. Quest'anno abbiamo fatto così, ha funzionato bene. Io spero che tutti abbiano ancora la voglia e la passione per riniziare una nuova stagione ancora più faticosa, loro lo sanno. Quindi sarà ancora più esigente il prossimo anno? Ma chiaramente più si sale di categoria, più crescono e più posso essere esigente, perché anche da un punto di vista fisico si può aumentare, certo, un pochino, alzare l'asticella. Senti Mauro, ma che allenatore è Milletti? Cioè, se dovessimo fare un parallelismo, è un Antonio Conte, un Gattuso, un Allegri? Cioè, come gioca? Un pochino indietro, un pochino tipo Allegri, che adesso poi sentiremo Antonini, sei d'accordo? Ogni tanto è un pochino tirchio nella tattica, nel senso che sta un po' indietro, oppure si butta? Ma, Andrea a me ha colpito fino dai primi momenti nei quali l'ho conosciuto, è arrivato poi a Castel del Piano, perché è una persona che durante la partita è piuttosto tranquillo, in quanto significa che ha saputo lavorare bene durante la settimana. E credo che questa sia il saper dare autonomia ai ragazzi, sia il valore aggiunto di un allenatore di settore giovanile, perché poi alla fine il ragazzo deve avere la serenità quando scende in campo di poter portare se stesso e fare le scelte che sono tecniche, sono tattiche, sono quelle richieste che poi lo portano a dover risolvere delle situazioni con un bagaglio di esperienze che mattoncino su mattoncino gli consentiranno poi di risolverle, indipendentemente da se lo allenerà Ciucarelli, se lo allenerà, certo, Allegri o l'allenerà. Questo glielo auguriamo a questi ragazzi, di essere allenati da Allegri. Mister Rosi, insomma, si diceva della prossima stagione, si diceva un po', innanzitutto come concluderete questa stagione? Avete in mente di fare una festa, qualcosa per celebrare questa vittoria, oppure avete già esaurito i festeggiamenti? Ma dei piccoli festeggiamenti già ci sono stati, anche perché la stagione però ancora non è finita, perché ci sono i tornei e comunque, come dico sempre ai ragazzi, anche i tornei, comunque qualsiasi partita che vanno a affrontare la devono sempre affrontare con il massimo impegno, perché comunque anche andando a facendo i tornei porti sempre in giro per l'Umbria il nome della società. Quindi bisogna fare sempre la massima attenzione, quindi impegnarsi al massimo. E per loro soprattutto, comunque ogni partita deve essere sempre una prova del 9, per vedere se comunque se ci sono dei miglioramenti in campo, comunque anche dal punto di vista comportamentale. Bene, diciamo adesso Luca Fiorucci, che non lo vedo più, che è nascosto nei meandri dei nostri studi, voglio essere una persona di parola e ti mando Elisabetta Perrotta. Elisabetta, se vuoi avvicinarti a Luca, però adesso non canti, ma diciamo benefici solo della presenza vicino a te di Elisabetta. Ciao, perché Luca. Elisabetta ci farà conoscere i protagonisti del campo, perché noi che ascoltiamo spesso il calcio, diciamo quello dei grandi, no? Allegri, quando ha vinto lo scudetto, ha detto il merito è dei giocatori. Allora stasera Milletti e Mister Rossi sicuramente dovranno tributare il merito, quindi andiamo a conoscere. Quindi ragazzi, vi chiedo a favore di telecamera, perché da casa i nonni, zii, tutti quelli, magari il papà, la mamma vi vogliono rivedere, quindi guardate la telecamera, nome, cognome e ruolo, così vi conosciamo tutti. Pronti? Iniziamo da te. Di Pasquale Marco, difensore. Bene. Filippo Capaccetta, centrocampista. Bene. Rossi Andrea, centrocampista.
Non vi vergognate, succede niente. Mastro Leo Rocco, portiere. Pedini Tommaso, portiere. Saverio Seghetta, difensore. Panduri Ippolito, attaccante. Alessandro Catana, centrocampista. Porticchio Anthony, difensore. Luca Moratelli, centrocampista. Vitali Lorenzo, attaccante. Pistelini Lorenzo, centrocampista. Federico Milletti, attaccante. Luigi Di Giovanni, difensore. Ciccioni Danilo, difensore. Di La San Michele, difensore. Filippo Maghini, difensore. Edoardo Patalocco, attaccante. Bene, facciamo un applauso a questi ragazzi. Alla squadra giovanissimi sperimentali del Castel del Piano, che si è guadagnata la promozione, così lo potremmo definire, magari, che ne so, che vi possano fare eco anche i giocatori del Perugia, quindi che possano anche loro ottenere una promozione in Serie A. Poi magari ascoltateci, perché qui abbiamo degli opinionisti, tutte teorie, cose sul Perugia le ascolteremo. Abbiamo già Tedeschini che è carico, lì sta prendendo tutte le informazioni. Allora ragazzi, io spero che per voi sia stata una piacevole esperienza questa della televisione. Io sono qui che vi aspetto per raccontare altre vostre imprese, magari anche se ci saranno altre squadre del Castel del Piano che possono venire qui a raccontarci la loro storia. Per noi, come giustamente ha detto Ettore Pedini, è un piacere, perché spesso ci dimentichiamo che il calcio da cui tutti noi siamo partiti, chi magari per divertimento, chi perché poi lo ha fatto per mestiere, è questo, è il calcio dell'amicizia, è il calcio dello stare insieme, che quando poi si vince è ancora più bello. Giusto, Mauro? È così? Ho tradotto bene? Assolutamente sì. Anche perché questo, noi siamo dei dilettanti e come tutti ci dilettiamo quando la cosa ci crea piacere, e il piacere è anche vincere.